A che cosa serve? Assolutamente a nulla. War, what is it for? Absolutely nothing. La guerra è qualcosa che disprezzo, perché significa distruzione di vite innocenti, perché significa lacrime negli occhi di migliaia di madri, quando i loro figli vanno a combattere per donare la loro vita. E beh, siamo partiti sicuramente alla grande, l'abbiamo fatto con un grande pezzo di un grandissimo cantante chiamato The Boss, Bruce Springsteen, che tra l'altro ha all'attivo, pensate, 120 milioni di dischi venduti nel mondo e ovviamente molto famoso per le sue forti, contagiose, cariche esibizioni live estremamente lunghe. Ma prof, come mai però siamo partiti con Bruce Springsteen, meglio conosciuto come The Boss? Siamo partiti con Bruce Springsteen, or The Boss, come tu hai giustamente detto, perché oggi parliamo del più grande scrittore americano del Novecento. È Ernest Hemingway, con una bella H. Me lo stai già praticamente insegnando a livello di pronuncia. Allora, aspetta che lo facciamo bene. Ernest. Un po' chiuso. Sì. Ernest Hemingway. Hemingway, molto. Hemingway. Dove c'è l'H si può far sentire, dove non c'è, no. Assolutamente. Quindi Ernest Hemingway. Ok, c'entra perché parliamo di uno dei romanzi più famosi di Hemingway, A Farewell to Arms, addio alle armi, di cui spiegheremo il titolo dopo. E quindi parliamo di guerra, prima guerra mondiale, un romanzo ambientato nella prima guerra mondiale, e parliamo di guerra purtroppo anche in questi tempi, come sappiamo, e questa canzone di Springsteen introduceva un po' il tema del romanzo, cioè la guerra non serve assolutamente a nulla, ma è una cosa che dobbiamo vedere con disprezzo, come dice il testo della canzone che ho appena letto. Ricordo agli spettatori e anche a te, Cristina, forse non lo sai, che questa è una cover di una canzone degli anni 60 incisa da un cantante, il cui nome è Edwin Starr, della Soul Music Label, quindi della casa discografica di musica soul più famosa in quegli anni negli Stati Uniti, che vediamo qui nella grafica, che si chiama Motown. Motown unisce due parole, motor e town. Senti, ma è un po' come la nostra Motor Valley? È assolutamente così. Si dice città, Motor Valley? La città è Detroit. La nostra Motor Valley è Modena e i dintorni, insomma l'Emilia Romagna, ma noi diciamo Motor Valley, che è bruttissimo, dovremmo dire Motor Valley. Allora, d'ora in poi diremo Modena, famosa perché appunto è Motor Valley. Motor Valley, Valley. Molto molto bene. Ok. Adesso invece parliamo di questo Ernest Hemingway e Farewell to Arms, e lo facciamo con l'aiuto di alcune fotografie, perché sappiamo che Hemingway è un novelist, come vediamo qui, quindi è un romanziere. Quindi romanziere si dice novelist. Novelist, è uno short story writer, quindi è un autore di racconti.
ha vinto il premio per la letteratura, il Nobel Prize, premio Nobel per la letteratura, nel 54. Questo l'avevamo già giusto in termine, la parola proprio Nobel, premio Prize, Nobel, Nobel Prize, l'abbiamo visto anche la puntata scorsa. L'abbiamo visto la volta quindi scorsa. Stiamo consolidando delle parole chiave importanti. Senti, stiamo anche un attimo sul titolo, sei d'accordo? Addio alle armi, qual è la parola che possiamo tradurre in inglese con, in italiano, scusami, con addio? Allora, addio è farewell e farewell to arms. Farewell vuol dire più o meno un sinonimo, quasi un sinonimo di goodbye. Ah, quindi io potrei dire anziché goodbye, farewell? Potresti dire farewell, è più letterario, eh? Quindi più che da saluto è, sì, più letterario, più da farewell scrittura. È proprio un lungo addio, un addio anche triste, così, no? Non è meglio di no. Finisco solo brevemente di introdurre il personaggio dicendo che Hemingway è molto noto per i suoi romanzi e i suoi racconti e anche per il suo stile narrativo, è uno stile narrativo molto mascolino, insomma, sono storie avventurose di eroi solitari in un mondo difficile. E è molto famoso per il suo prose style, cioè per il suo stile di prosa, perché Hemingway è un autore essenziale, direi minimalista, la cui scrittura è molto secca, priva di fronzoli e, diciamo, dopo vediamo un esempio, ha fatto scuola. Gli scrittori che lo hanno seguito cronologicamente nel Novecento e anche i contemporanei devono moltissimo a Hemingway, lo hanno imitato, diciamo. Ma, come stavo dicendo prima, Hemingway è molto famoso anche per la sua vita avventurosa e per la sua biografia. Diciamo che la biografia di Hemingway è quasi essa stessa un romanzo non scritto. Sì, diciamo forse che la sua vita non starebbe dentro neanche ai suoi meravigliosi romanzi. Lo sapevi che lui scriveva in piedi? Questo non lo sapevo. Scriveva in piedi e aveva l'abitudine di appoggiare la macchina da scrivere. Beh, l'inizio di ogni opera si dice che lui la iniziasse con una matita. Le prime parole con una matita, pensa. Quando mi vedrai scrivere con la matita in mano, tu sai, stai attento perché sai già che io sto per iniziare una grandissima opera. Dopodiché, okay, cosa faceva? Metteva la macchina da scrivere sopra un leggio posto davanti, di fronte a sé, esattamente all'altezza del petto, perché lui appunto stava in piedi a scrivere, pensa. La genialità anche in questo. Ok, allora, dicevo, con l'aiuto di alcune fotografie vediamo alcuni aspetti salienti della vita di Hemingway. E qui lo vediamo ferito durante la Prima Guerra Mondiale, World War I, come vediamo qui. E Hemingway nacque in un sobborgo di Chicago, ma poi aveva l'amore per il giornalismo, divenne subito per la scrittura, quindi diventò prima giornalista, venne inviato sul fronte della Prima Guerra Mondiale, nel quale poi si arruolò come ambulance driver, come autista di ambulanze per la Croce Rossa Americana. E qui venne ferito e fu ricoverato in un ospedale di Milano e si innamorò di un'infermiera, da cui lo spunto per il romanzo di cui andremo a parlare. Se andiamo avanti, vediamo un'altra foto di Hemingway, giovane, molto giovane, e siamo nei mitici anni 20. Perché siamo nei mitici anni 20? Perché questo è il periodo in cui quasi tutti gli scrittori di lingua inglese, espatriati americani e inglesi, si trovavano nella Parigi di quel periodo, da cui è nato un gruppo letterario che chiamiamo The Lost Generation, la generazione perduta. Vediamo qui una foto di Hemingway giovane dal passaporto con Gertrude Stein, che è la persona che coordinava questi autori. E nella prossima sezione approfondiamo ancora alcuni aspetti della vita di Hemingway. Allora, ci fermiamo giusto il tempo della pubblicità, poi torniamo insieme alla scoperta di Hemingway. L'ho detto bene? Sì. Bene, benissimo.
E siamo tornati insieme a Come On, Let's Go e stiamo indagando la vita avventurosa di Ernest Hemingway. Allora, a che punto eravamo, prof? Eravamo alla Lost Generation nella Parigi degli anni 20. Allora abbiamo Fitzgerald, abbiamo Ezra Pound, abbiamo Dos Passos, abbiamo James Joyce e anche Pablo Picasso, quindi tutta questa intelligenza che si definisce Lost Generation, ma lost dal verbo to lose, perdere. Persi perché che cos'è che avevano perso? Sostanzialmente avevano perso l'illusione del grande sogno americano. The failure of the American dream, il fallimento del sogno americano. Ecco, la frase quindi che vuol dire il fallimento del sogno americano è quello che noi vediamo. The failure, quindi, failure of the American dream. Il quindi fallimento of the American dream. Perfetto, quindi la parola dream conosciamo, sogno però lo ripetiamo, vuol dire sogno. È proprio l'idea di una società più giusta che nasceva per la prima volta con la nascita degli Stati Uniti, tradita nel Novecento, quindi i difetti europei arrivarono nella nuova società americana. Quindi loro erano molto molto delusi da questo sviluppo della società, erano molto segnati dalla Prima Guerra Mondiale, erano un gruppo di... aveva un atteggiamento cinico, pessimistico, vediamo queste parole, erano esistenzialisti e avevano uno spirito bohemian, quindi avevano existentialism and bohemian spirit. Hemingway negli anni 30 innanzitutto comincia a sviluppare una sua grande passione, che è quella per l'avventura, no? Per cui è anche famoso, quindi la vediamo in questa foto in un safari e in Tanzania nel 34. Lui era anche un grande appassionato, vero, di caccia. Grandissimo appassionato di skiing, bullfighting, fishing and hunting, quindi di sci, naturalmente, bullfighting, quindi le corride. Cos'è bullfighting? Cosa significa? Combattimento di bull, di tori, bullfighting, che noi chiamiamo la corrida. Ah, no? È la corrida, la insomma, corrida, quella che è definita corrida. La pesca e la caccia. Io spero venga abolita, ovunque la corrida, fra l'altro. E ecco, quindi queste sono le parole che possiamo, diciamo così, portarci a casa in questa nostra puntata insieme ad altre. Però intanto abbiamo appunto anche fishing, quindi la pesca, and hunting. Hunting abbiamo detto essere la caccia, giusto? La caccia. Allora, gli anni 30 sono quelli della guerra civile spagnola, Hemingway ci va come inviato e in questa sua esperienza nascerà For Whom the Bell Tolls, nel 1940, Per chi suona la campana, famosissimo romanzo. Ed è in questo periodo che acquista una casa, prima a Key West, in Florida, e poi una piccola tenuta a Cuba. E sono due case che oggi si possono visitare ancora. Qui vediamo le foto nella sua barca, che si chiama Pilar, lo vediamo ancora in Kenya in un safari, lo vediamo in una rara foto a Cuba con Fidel Castro appena finita e vinta la rivoluzione cubana. Ed è in questo periodo, a Cuba proprio, che scrive The Old Man and the Sea nel 1952, che noi traduciamo molto famoso, molto molto famoso. Che lo traduciamo con Il vecchio e il mare, per il quale vinse nel 1953 il Pulitzer, il premio Pulitzer. Purtroppo Hemingway soffriva di depressione, aveva sempre un equilibrio psichico precario, si uccide nel 61, nasce nell'89, quindi ancora abbastanza giovane, con un colpo di pistola ed è una tragica conclusione a una vita per certi versi sofferta, ma anche molto molto bella. Il tempo è tiranno, cara la mia Cristina, quindi andiamo velocemente al romanzo di cui ci stiamo occupando, A Farewell to Arms. Allora, siamo nella Prima Guerra Mondiale, il protagonista, che si chiama, è un tenente americano che si chiama Frederick Henry, si innamora, come abbiamo visto prendendo spunto dalla biografia, di una croce rossa, di una croce rossina americana, perché questo tenente si arruola come autista di ambulanze, viene ferito, viene portato all'ospedale di Milano, incontra l'infermiera, si innamora di lei, deve ritornare in guerra, scene drammatiche della sconfitta di Caporetto, disgustato dalla guerra il tenente fugge, diserta, torna a Milano, fuggono insieme in Svizzera, lei è incinta, va in una clinica per partorire, ma muore durante il parto. Insomma, sempre storie di amori disperati. È la storia del Star-Crossed Lovers di Shakespeareana memoria che abbiamo visto, no? Allora, io qui
Vorrei solo dire due cose. Il romanzo è molto famoso anche per lo stile di Hemingway di cui abbiamo accennato e di cui adesso vediamo qualche piccolo estratto. Ascoltiamo qualche piccolo estratto. Sì, abbiamo pochissimi minuti. Abbiamo giusto il tempo per ascoltare. Allora, siamo nella fase iniziale del romanzo, c'è una discussione tra il protagonista Henry e un tale un sottoposto del tenente che si chiama Passini. Ascoltiamo questo dialogo che abbiamo intitolato There is nothing as bad as war. Non c'è nulla di peggio della guerra. Ricordiamo però la fonte che è molto importante, è Alta Voce Rai Radio 3, che ovviamente ringraziamo, noi prendiamo appunto questo estratto direttamente da Rai Radio 3, letto dalla bellissima voce di Tommaso Ragno. Tenente, disse Passini, lei ci lascia parlare, senta, niente è brutto come la guerra. Noi nell'autoambulanza non si riesce neanche a capire come sia brutto. Quando si capisce come brutto non si può fare niente per fermarla, perché si diventa matti. C'è qualcuno che non lo capisce mai. C'è qualcuno che ha paura dei suoi ufficiali. Sono loro che fanno la guerra. So che è brutto, ma dobbiamo finirla. Non finisce. Non c'è fine per una guerra. Sì che c'è. Passini scosse la testa. La guerra non si vince con la vittoria. E se anche prendessimo il San Gabriele, se prendessimo il Carso e Monfalcone e Trieste, a che punto si sarebbe? Ha visto tutte quelle montagne quest'oggi? Crede che possiamo prenderle tutte, anche quelle? Solo se gli austriaci smettono di combattere. Una delle due parti deve smettere di combattere. E perché non smettono di combattere? E qui abbiamo sentito una condanna evidente della guerra e mentre c'è questo dialogo esplode una bomba. Il protagonista viene ferito, poi verrà ricoverato a Milano, ma la persona con cui dialoga questo Passini muore. Ascoltiamo adesso un estratto molto breve, drammatico, in cui il protagonista vede morire la persona con la quale stiamo parlando. Era Passini e quando lo toccai urlò. Aveva le gambe rivolte verso di me e vidi negli squarci di luce che erano tutte e due troncate sopra il ginocchio. Una gamba era scomparsa e l'altra era trattenuta dai tendini e parte dei calzoni e il moncone si contorceva e sussultava come se non fosse stato attaccato. Si mordeva il braccio e gemeva. Oh mamma mia, mamma mia. Poi, Dio ti salvi Maria, Maria Dio ti salvi Maria, oh Gesù fammi morire, Cristo fammi morire, mamma mia. Oh purissima Maria fammi morire, basta, 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 Gesù dolce Maria, basta. Oh, poi soffocando, mamma mia, mamma mia. Poi rimase zitto, mordendosi il braccio col moncone della gamba che ancora si contorceva. Porta feriti, gridai tenendo le mani a portavoce, porta feriti. Beh, sicuramente un testo molto forte, Vittorio. Un testo fortissimo che dà anche conto dello stile, come abbiamo detto, secco ed essenziale, minimalista di Hemingway. Adesso andiamo per questioni di tempo direttamente alla conclusione. Il linguaggio di Hemingway cambia molto e diventa sentimentale durante la storia d'amore. Quello che vediamo qui è il manoscritto originale della conclusione, che Hemingway scrisse 47 volte, questo per dire la cura nel dettaglio nella scrittura. La fidanzata è morta partorendo, leggo solo l'ultima frase, che è terribile nella sua assetticità, è talmente assettica che ti trasmette però un sentimento veramente di angoscia e dice, la leggo prima in inglese e poi in italiano, after a while I went out and left the hospital and walked back to the hotel in the rain. Poco dopo uscii e lasciai l'ospedale e tornai all'albergo sotto la pioggia. Quindi l'angoscia del personaggio ce la fa immaginare e non ce la esplicita. Vittorio, grazie davvero per questa tua anche precisazione, per questa tua lettura appunto finale. Insomma, un grande protagonista della letteratura, Ernest Hemingway. La nostra puntata è giunta al termine, però ovviamente come sempre noi vi diamo l'appuntamento per un'altra puntata di Come On, Let's Go, per scoprire l'inglese divertendosi la settimana prossima, è vero Vittorio? Assolutamente sì, intanto diciamo goodbye o come abbiamo imparato oggi, farewell.